Amici telespettatori, oggi in studio abbiamo il presidente del Partito Liberi per l'Italia, il dottore Rino Saturno, che molti già conoscono perché è stato il responsabile regionale del CDU della Campania. L'amico l'ho rinvitato perché è stato l'altra volta un piccolo equivoco, mancavano alcuni amici tecnici, quindi è stato un ritorno per una sanatoria. Anzi, salutiamo l'amico consigliere comunale di Castelvolturno, che purtroppo oggi è influenzato, facciamo tanti saluti. Rino, allora, io da te voglio un commento politico sull'elezione che si è svolta in Abruzzo e come vedi questo movimento della dinamica dei gruppi. Innanzitutto grazie per l'invito, sei sempre cortesissimo, sai quanto mi fa piacere venire da te. Commentare le elezioni dell'Abruzzo è un dato significativo. C'è una crescita esponenziale di Salvini, della Lega, una sconfitta, secondo me, più che dignitosa del PD e del centrosinistra, perché poi vorrei ricordare a tutti che questo Paese, a prescindere dalle varie opinioni politiche, questo Paese ha bisogno di una contrapposizione, ha bisogno di una sinistra vera che possa scendere in campo, perché voglio dire, poi gioire sulle disgrazie altrui è una cosa sempre, diciamo, una caduta di stile che io non ho mai condiviso. Quindi il dato significativo è la crescita della Lega, perché insomma io, a mio modesto punto di vista, penso che la Lega possa aumentare sempre di più il proprio consenso da qui a breve. Vediamo il dato europeo. Dobbiamo attendere a fine febbraio come si comportano. Sì. Io mi auguro che, sinceramente. Adesso vediamo anche questo. Tornando alla questione elettorale, dicevo che c'è una sconfitta, credo, onorevole sotto questo aspetto del PD e di quelle liste civiche che orbitavano intorno al PD stesso. Vedo una caduta enorme dei 5 Stelle, perché bisogna ricordare, ecco, ma noi lo commentammo anche la volta scorsa, sì. Io presumo che il pressapochismo e il dilettantismo, voglio dire, poi esca fuori a distanza di poco tempo. Quindi poi la gente, gli italiani, sono un popolo estremamente intelligente. Poi a lungo andare si rendono conto chi hanno votato e come hanno votato. I 5 Stelle in caduta libera. Il centro-sinistra ha perso, ma in maniera, secondo me, dignitosa. Ha stravinto il centrodestra. E con grande soddisfazione noto questo dato significativo che è Fratelli d'Italia, che dal 19.000 voti delle scorse adesso hanno raddoppiato i propri voti, prendendone appena 38.000, quindi il 100% dei voti in più. E questo credo che sia la grande sorpresa delle elezioni in Abruzzo. Ma io penso che mi vorrei soffermare su un grande ritorno di Silvio Berlusconi, che era un partito che era dato all'1%, oggi ha preso quasi l'1%, mi sembra un po' eccessivo. No, così davano il partito di Forza Italia e poi il ritorno della Democrazia Cristiana. Certo. Il ritorno della Democrazia Cristiana significa vedere in prospettiva una raccolta di voti verso il centro. Sì. Insomma, il Cavaliere, voglio dire, poi sappiamo tutte le sue capacità mediatiche e oratorie, insomma, quindi quel gap di differenza lo riesce a colmare quasi sempre. Ti faccio una domanda da un milione di euro. Mi è giunto all'orecchio che questo Libero per l'Italia ruota vicino a un consigliere regionale della Campania, un ex presidente della Commissione Sanità, Michele Scano. È vero o non è vero? No, sorrido perché... Anche perché Michele Scano, diciamo, non ha una casa fissa, è mobile. No, insomma, allora su questo dissento. Cioè, perché praticamente fatto dei cambi di casa... No, aspetta. Quindi non si sa... Andiamoci cauti. Quindi non è che è suo il partito. No, allora, tengo a precisare due cose fondamentali. Allora,
che poi lo il rapporto ma, assolutamente lo allora, saluto, è stato ospite nostro tantissime volte. Allora il rapporto che ho con Michele è un rapporto fraterno di grande amicizia, di grande stima, di grande affetto, che va al di là di quella che è la politica. È nato Liberi per l'Italia per un'esigenza comune, perché si doveva mettere insieme non il malcontento, ma un'esigenza, l'ambizione, la proiezione di tantissimi amici che venivano chi come me da una storia socialista, chi come altri da una storia che non hanno trovato spazio, ma voglio dire, dobbiamo dire che Forza Italia e gli altri assolutamente, ma questo era un progetto comune, condiviso già da prima delle elezioni politiche, perché era il nostro sogno, era la nostra ambizione di mettere insieme qualcosa di progressista, di riformista, un po' anche socialista, che si potesse accostare a quella che era la nuova nomenclatura del centrodestra. Era questa la nostra idea che poi abbiamo messo in atto. Per quanto riguarda, diciamo così, qualche spiritoso dell'ultima ora che dice che noi orbitiamo, abbiamo fondato Liberi per l'Italia per sostenere Michele, probabilmente sì, ma non perché nasce Michele Schiano, perché noi riteniamo che, almeno al mio modesto punto di vista, è vero che io sono di parte, ma è una condivisione comune di tutti quelli che orbitano intorno a Liberi per l'Italia, noi riteniamo che Michele Schiano, e sono come dire chiamato in parte su questo, io lo ritengo il miglior uomo che in questo momento ci sia nell'orbita regionale, anzi credo che in questo frangente questo vestito gli sia anche stretto, perché Michele, con le capacità che ha umane e dopo anche quelle politiche, credo che meritasse uno spazio completamente diverso da quella che è come dire, l'orbita regionale. E chiarisco un altro fatto: quando tu dicevi il cambio di casacca, la storia è diversa. Quando Michele e io all'epoca, insomma, orbitavo in un altro partito, e ricordo la storia perché è storia recente, si candidò con Forza Italia, il suo percorso in Forza Italia io non lo conosco. Poi tu sai meglio di me che la politica è qualcosa che diventa camaleontica nel corso degli anni, quando le tue esigenze non sposano più quello che è il progetto del partito e della politica, devi fare una scelta. Michele ha fatto una scelta, che era quello poi di andare, manco a farlo apposta, in scelta civica con Zanetti, ma si costruì in quel periodo la quarta gamba, detta così in maniera, come dire, volgare, che io non condivido quella terminologia, la quarta gamba di qualcosa, era un'area moderata centrista che apparteneva alla configurazione del centrodestra, e quello fu noi con l'Italia, tanto è vero che Michele è stato ed è ancora uno degli artefici, dei promotori di quell'operazione. Fui candidato anche io alle politiche capolista a Napoli in quota CDU, perché ci fu fummo invitati a quel tavolo, l'UDC, noi del CDU, la stessa scelta civica di Zanetti, insomma tutta quest'area moderata mise insieme un progetto che tirò fuori il nome di Noi con l'Italia. Quindi è chiaro che finito quell'esperimento, svanito quell'esperienza, sei costretto a guardarti intorno e a vedere come cambia il mondo. Guai se non fosse così, perché se ci fossilizziamo sulle nostre posizioni, la politica si appiattisce e quella, come dire, quell'atteggiamento, quella visione lungimirante che un politico dovrebbe avere, significa che rimane ai tempi della preistoria. Lasciami, consentimi questo termine. È l'errore che hanno fatto in tanti, quello di non guardare lontano, l'errore che ha fatto tu, poc'anzi citavi il riaffacciarsi della DC, che ben venga la nuova DC, che ben venga Lorenzo Cesa, i vari Gianfranco Rotondi, io l'ho detto tantissime volte ai democristiani, l'ho detto 5 anni fa, 6 anni fa, il dono della sintesi. La sintesi significa mettere insieme le proprie esperienze a disposizione di colui o coloro che verranno. Se non abbiamo questa capacità, la politica non cresce. Ti volevo dire, quindi Liberi per l'Italia, potenzialmente già c'è un consigliere regionale. Potenzialmente c'è un consigliere regionale, perché con Michele abbiamo un rapporto, oltre a un rapporto politico, abbiamo un rapporto politico. Ovvio. So che ci stanno molti consiglieri comunali. Qualcuno mi diceva, la vostra sede qual è? Dove? Al centro direzionale. Centro direzionale, vogliamo dire l'isola dove si trova? L'isola G1, siamo a pochi centinaia di metri dal Consiglio. Quindi già vi state avvicinando. Senti, io sono amico tuo, quindi... Facciamo, devo discongiuri. Anche perché abbiamo lo stesso DNA, quindi non è che ci differenziamo molto e tutto. Ti dico, ma voi... al tavolo delle trattative
c'è stato in qualche operazione di interpartitico? Assolutamente sì, ci chiamano puntualmente al tavolo delle trattative del centrodestra, ma voglio dire, come Liberi per Italia c'è lo stesso Salvatore Ronchi di Sud protagonista, ci siamo noi, c'è Michele, ci sono tutte le anime che rappresentano in questo momento il centrodestra. Ma guarda, Antonio, essere presenti al tavolo delle trattative, lascia il tempo che trova. Io andrei oltre, io andrei soprattutto a focalizzare il futuro della regione Campania. Mettere insieme il centrodestra, abbiamo avuto l'esempio lampante, ma ne parlammo insieme la volta scorsa. Il centrodestra in Abruzzo ha stravinto le elezioni, il che significa, se cambia poco, esattamente, bravissimo. Sì, è il nostro motto. Tu, che sei un vecchio democristiano, dovresti saperlo meglio di me. E poi dopo ci diciamo. Allora, iniziamo a mettere i pezzi insieme, compiliamo il mosaico, mettiamo un progetto comune, un progetto che sia solido, veritiero, programmatico, mettiamolo insieme e poi dopo vediamo che succede. E quindi un'altra domanda da un milione di dollari. Ma ne fai troppe. Tra poco si vota a maggio all'Europea. Una scelta vostra di campo ovviamente sarà di centrodestra. Assolutamente sì. Ma ci sarà qualche candidato che voi mettete nella lista, visto che bisogna metterla? Probabilmente sì. Tu sai benissimo. No. Tu sai benissimo, una donna, forse è probabile che la metteremo. La moglie di Michele? Assolutamente no, dissento pure su questo. Diciamo che riconosciamo, perché non ti candidi tu? Non ci penso nemmeno lontanamente. Riconosciamo in questo ambito delle europee, credo che sia giusto che sedersi intorno a un tavolo e capire quale potrebbe essere la posizione e soprattutto la possibilità migliore per la squadra di poter uscire vincente. Secondo me, credo che vada sopportato e aiutato Raffaele Fitto. Sicuramente sì, perché che è uscente, è una persona in gamba. Poi c'è un rapporto, guarda, ci conosciamo da più di 10 anni con Raffaele. Un nome che io stimo tantissimo. Ma io militava con me nel primo CDU di Rocco Buttiglione. È una persona che io ho avuto il piacere di conoscere, perché tu sai che noi siamo presenti in tutta Italia come sindacati. È una persona competente, una persona seria che mantiene gli impegni. Assolutamente sì. Quindi vorrà dire che io farò il tuo fiancheggiatore con tutte le nostre esperienze che teniamo come sindacati. Me lo auguro, me lo auguro. Tutte. Anche a me non si simpatica. Guarda, che in politica non guasta mai. Mamma mia, guarda che noi siamo tifosi di Mara Carfagna, che l'abbiamo sempre portata in tutte le varie elezioni che si è presentata, proprio perché è una persona squisita e tutto. Io dico, il Fitto è il nome giusto per andare avanti, sì. Secondo me, e lui non lo so come si candiderà, penso che fiancheggerà sicuramente Forza Italia. Allora, anche perché poi a Forza Italia ci sta Berlusconi, ci sta Martuscelli, ci sta Patriciello, ci stanno tutti quanti. Allora, io credo, scusami se ti interrompo, Fitto, allora sul nome di Raffaele Fitto credo che siamo più o meno tutti d'accordo. Competente, sì. Anche perché voglio dire è un uscente, ma a prescindere da questo io credo che cambia poco lo scenario in questo momento, ha poca importanza Forza Italia o un altro partito. No, vabbè, in questo momento psicologicamente a tutti quanti. Allora, io credo che in questo noi abbiamo un obiettivo, quello di far comprendere alla gente comune l'errore madornale e gravissimo che è stato commesso alle scorse elezioni, votando dei dilettanti allo sbaraglio. Pericolosi. E pericolosissimi, voglio dire, voi che siete addetti ai lavori avete memoria di quello che è accaduto poco tempo fa, no? Sulla questione immigrazione, il ministro degli interni diceva una cosa, il vice premier ne diceva un'altra. Germania, qui Israele. È impensabile che un governo rappresentato da un soggetto come il vice premier Di Maio poi vada in Francia a fare una manifestazione con i gilet gialli, si spoglia dalla veste di vice ministro e scende in campo contro Macron. Adesso voglio dire,
non voglio entrare nel merito, perché ognuno si risolve i problemi a casa propria con i modi propri, perché i problemi della Francia sono la Francia, noi ne abbiamo già tanti, ma credo che sia una caduta di stile e anche voglio a dire pessimo il modo di fare. Il fastidio di quel ragazzo è che è arrogante, presuntuoso, e quindi in politica queste sono due cose negative, l'arroganza e chi è presuntuoso, e poi c'è sta pure una grande ignoranza, perché molti di loro non sanno le leggi, non sanno niente. Anzi, io già te lo dissi l'altra volta, io invitai a Sgarbi a denunciarli per l'affatto, per voto di scambio. Perché hanno sulla questione del reddito di cittadinanza. Sulla reddito di cittadinanza. Fecero che la sceneggiata, mettere 12 persone, tu sei il ministro degli interni, tu sei il ministro del lavoro, allora, tu generale, è stata una carnevalata, che praticamente mi meraviglio come non è stata fatta una seria denuncia circostanziata su quello che hanno fatto, perché hanno illuso tantissime persone, anche se mo stanno dando questo contentino che sicuramente non si darà, perché sicuramente come stanno le cose, io ti dico, entro febbraio sicuramente Salvini verrà processato. Tu dici di no? No, io guarda, io non sono tanto preoccupato su questo, sono preoccupato nel mettere insieme velocemente il centrodestra per mandarli a casa. Sì, ma ci stanno vicino ormai. Io credo che la priorità principale sia questa. Che tutti gli industriali, perché il fatto di dire sempre no, no alla TAP, no a trivellazione. Vabbè, ma c'è anche di peggio, perché tu dovresti ricordare che meno di qualche settimana fa ci fu una dichiarazione del vice premier, sempre Di Maio, che affermò dicendo noi ritiriamo le truppe dall'Afghanistan. A distanza di qualche ora il ministro della difesa disse ma veramente io non ne so niente, quindi lasciate come si può immaginare una cosa di questo genere, ma siamo al paradosso, alle barzellette, come devo chiamare la saga politica, il conto della TAP quando veniva a costare gli arriva sulla scrivania di Macron, non so se questo poi corrisponde al vero, ma Salvini non ce l'aveva, ma poi voglio dire, ricordiamoci tutti una cosa, tu che vieni da una vecchia scuola della DC, come io vengo da un'altra scuola che era quella del Partito Socialista, da quando è mondo, se non si creano le infrastrutture, se non c'è l'impiego del denaro nella impresa pubblica dove rimette in moto l'economia, il paese non decolla mai. Questo è un dato certo, l'edilizia, quindi è un dato certo. Allora adesso poi soffermarci sul ProTav, NoTav, tutte queste barzellette che hanno fatto negli ultimi tempi. Questo è un governo burla. Questo è uno per l'Europa? Assolutamente sì. Un'Europa diversa. Io ho apprezzato per certi aspetti. Allora, una premessa, apro e chiudo parentesi. Allora, per l'accoglienza siamo tutti d'accordo. La disponibilità a ricevere gli immigrati la pensiamo tutti alla stessa maniera, il problema è un altro. Questo non è un problema dell'Italia, è un problema dell'Europa intera. Sì. E va affrontato in maniera seria. Sì. Questo è il punto. Nei paesi di origine. Va affrontato nei paesi di origine. Anche facendo venire le forze armate. Assolutamente sì, ma tu dovresti ricordare, quando destabilizzi i paesi del Maghreb, del Nord Africa, dalla Tunisia, il Marocco lasciamo perdere perché ha un re che è una persona, insomma è un uomo intelligente, ma viene da una scuola occidentale, ma la Tunisia, l'Egitto, la stessa Libia, tu dovrai ricordare la frase emblematica e simbolica del colonnello Gheddafi. O vi sopportate Gheddafi o avrete gli immigrati e i terroristi. Ebbene, poi questo è accaduto. Ci siamo ritrovati, gli immigrati e i terroristi. Senti, allora, ritornando, tu sai che io ti inviterò ripetutamente. Io sono onorato del tuo invito. Ripetutamente, ovviamente, con qualche riserva mentale, però dipende da te. Dipende da te. Comunque, sicuramente noi ci rivedremo perché... mi fa piacere che tu fai un'analisi precisa di quello che sta succedendo e di quello che succederà, perché il mese di febbraio sicuramente avremo delle buone notizie che succederanno, perché io sono convinto che come hanno distrutto, stanno distruggendo i 5 Stelle, la Lega prima o poi avrà un qualche contraccolpo. Vabbè, il calo fisiologico ci sarà. No, calo fisiologico. Ci sarà qualche cosa che uscirà fuori che farà tremare un poco, perché questo è un paese dove si colpisce
una persona indirettamente, come fanno la mafia, che ne fa tutti i soldi. Le vendette trasversali. Io sono convintissimo che, per fortuna, che qualche cosa si sta già vedendo e chissà come succederà. Io mi auguro che ne possiamo riparlare con qualche amico. Allora, signore, abbiamo un ospite, un grandissimo amico che, per fortuna nostra, ha deciso di fare un partito nuovo, Liberi per l'Italia. Prima era ex CDU, che poi l'hanno girato tutto il contrario, un DC, perché la stessa sigla, il ceppo è quello. Alla prossima, saluto alla consigliere di Castelvolturno. Grazie Antonio e grazie a telespettatori.